L'evento Expo ha sicuramente caratterizzato la pianificazione dei trasporti nell'ambito dell'area metropolitana di Milano nel corso degli ultimi anni addirittura, perché per poter accedere a questo sito, che è già in un'area facilmente accessibile dal punto di vista stradale e dal punto di vista della metropolitana, perché esistono sia degli svincoli autostradali dedicati, sia l'ultima fermata della metropolitana, sono molto vicine al sito. Ecco, per poter pianificare in modo corretto l'accesso degli autobus, delle biciclette, di molti passeggeri che provengono dalle aeroporti o da altre regioni d'Italia attraverso treni intercity o treni ad alta velocità, ecco, su questi aspetti, la pianificazione è stata molto puntuale e molto specifica proprio per questi 6 mesi, per cui un evento che ha dovuto valorizzare una serie di infrastrutture e di servizi esistenti, ma ha dovuto anche essere accompagnato da un ridisegno completo di tanti altri servizi. Come sta andando per adesso? Sta tenendo questa rete di nuovi servizi dedicati esplicitamente all'Expo? Sicuramente sì, perché molti dei passeggeri che accedono al sito utilizzano il sistema ferroviario regionale e il sistema ferroviario ad alta velocità, che ha avuto un più 20% di biglietti sulla tratta di Milano, e moltissimo anche la metropolitana. Quali sono i riflessi per le amministrazioni? Sono costi aggiuntivi, ovviamente. Il Comune di Milano ha dovuto stanziare alcuni milioni di euro in più per poter effettuare i servizi della metropolitana in ambito notturno, ad esempio. Ma sicuramente c'è un ritorno anche economico, perché i biglietti dell'accesso all'Expo hanno un costo superiore rispetto a quelli medi, e poi hanno sicuramente un ritorno di immagine che per adesso è assolutamente positivo. Un tema un po' critico è quello relativo ai parcheggi, che sono estremamente costosi sia per gli autobus che per le auto. Ma ovviamente, sino ad ora i passeggeri hanno subito scoperto questi punti deboli e stanno valorizzando invece il sistema di trasporto pubblico locale, che sta dando il meglio di sé in questa fase.